Tutto parte da ciò che non diciamo e che avremmo voglia di dire. La poesia è un po' questo, ci permette di dire cose che sono al di fuori dal discorso comune e ti mette in rapporto con qualcosa di tuo che altrimenti non riusciresti a comunicare. Così Edoardo Frustaci, che con la regia di Marco Florio porterà in scena Parole sospese alla Corte Sant'Arcangelo a Fano. Lo spettacolo, in programma giovedì 20 agosto alle ore 21:15, vede anche la collaborazione di Vaganova Spazio Danza e dell'associazione giovanile Happy Days. Chi sono i veri protagonisti di questo spettacolo? Allora, i veri protagonisti di questo spettacolo sono la poesia innanzitutto, chiaramente, e poi sono i musicisti Guglielmo Zaffini al contrabbasso, che ci accompagna e trasforma la poesia in musica, in suono, in melodia, insieme a Giorgio Vampa con il suo sax. E poi sono Rachele Petrini, che oltre a curare le coreografie e a dare corpo, materia a queste poesie, è anche una grande danzatrice. Io credo che sia una delle più grandi danzatrici che abbiamo qui nel nostro territorio, insieme a Francesco Gattoni, anche lui un danzatore straordinario, molto espressivo, che dà corpo anche lui alla poesia attraverso le sue danze. Il costo del biglietto di 12 euro potrà essere acquistato da lunedì prossimo al botteghino del Teatro della Fortuna e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana. Perché parole sospese? Perché le parole, se uno non le coglie, restano sospese. Allora noi le facciamo... Vi mettiamo nelle condizioni di coglierle attraverso tutti i canali, visivo, auditivo, cinestesico. Quindi vi invitiamo a coglierle e prenderne l'essenza e farle vostre. Ognuno ascolta con la propria storia e noi andremo a toccare la storia di tutti.